Ciao a tutti! Avete presente quel croccante di mandorla che si trova solitamente nelle bancarelle alle feste di paese? Eccolo qua, oggi lo prepareremo insieme. È buonissimo, ha un profumino strepitoso, ma soprattutto è facilissimo da preparare. Dai, iniziamo! Iniziamo la preparazione partendo dalle mandorle che dobbiamo disporre all'interno di una teglia e mettere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 5 minuti. Mentre le mandorle sono in forno, ci possiamo dedicare alla preparazione del caramello. Quindi all'interno di un pentolino dobbiamo aggiungere lo zucchero semolato, del miele, ed infine un cucchiaio di succo di limone che impedirà allo zucchero di cristallizzare. Adesso iniziamo a mescolare e facciamo andare a fiamma media fino a quando si sarà formato un caramello. Piano piano vedremo che il composto cambierà consistenza, diventando più liquido e cambiando anche colore, fino a quando avremo ottenuto un vero e proprio caramello, proprio così. Versate quindi le mandorle tostate sul caramello e mescolate così da cospargerle completamente. Spennellate ora un foglio di carta forno con dell'olio di semi. E versate ora le mandorle. Con il dorso di un cucchiaio appiattitele così da formare uno strato omogeneo. E aiutandovi con un coltello, che ungerete sempre con dell'olio di semi, date una forma e uno spessore regolare. Io ho utilizzato in questo caso un foglio di carta forno unto con dell'olio, però se avete una base in marmo andrà benissimo, non avrete bisogno di utilizzare nulla. A questo punto facciamo intiepidire e taglieremo poi in tocchetti il nostro croccante prima che si solidifichi completamente. Con un coltello ben affilato riduciamo il croccante in pezzi più piccoli. Proprio così. A questo punto il nostro croccante alle mandorle è pronto, ha un profumino davvero super invitante ed è ottimo da sgranocchiare così, ma potrete anche utilizzarlo per la preparazione di altri dolci, ad esempio ridotto in piccoli pezzi è perfetto per fare parfait di mandorlo semifreddi. Ora come sempre vi lascio il riepilogo di tutti gli ingredienti e vi do appuntamento alla prossima. Ciao! La trovi su tuorlorosso.it.